Per riciclaggio, oltre 30 le misure cautelari disposte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, diretta dalla dottor Nicola Gratteri, nell'operazione convenzionalmente denominata L'isola che non c'è. Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, firma l'accordo col governo cubano per l'arrivo di quasi 500 medici da impiegare negli ospedali calabresi. In vista delle prossime consultazioni elettorali, da Soverato, il procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, esorta a non votare chi promette posti di lavoro. Vi stanno prendendo in giro, dice. Arrende nel mirino della criminalità organizzata una concessionaria di auto. Esplode una bomba che danneggia le vetrine. L'impianto di videosorveglianza riprende l'autore. Lutto nel mondo del giornalismo calabrese. Si è spento a 93 anni Emanuele Giacoia, che ha fatto parte della storia della RAI, prima come cronista, poi come direttore. Proseguono gli appuntamenti promossi dal Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri. Ieri l'archeologo Tallura ha accompagnato i visitatori sulle tracce del culto di Zeus. Benvenuti a questa nuova edizione della TG News, che si apre con la cronaca e con una maxi operazione che si è avuta questa notte tra varie province, tra cui anche quelle calabrese, in particolare quella di Cosenza, disposta dalla DDA di Catanzaro, diretta dal dottor Nicola Gratteri. Associazione a delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l'espatrio e riciclaggio sono le principali accuse dirette ad oltre 30 disposizioni di cautelari. Avevano creato un proprio stato autonomo, lo stato teocratico antartico di San Giorgio, e tramite questa sovranità autonoma promettevano privilegi e altri documenti, ovviamente tutti inutilizzabili e falsi. L'operazione della Digos di Catanzaro, con l'ausilio della Direzione Nazionale Centrale di Polizia di Prevenzione, ha eseguito 12 ordinanze di applicazione di arresti domiciliari e un'ordinanza di applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tutte emesse dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della procura guidata da Nicola Gratteri. L'operazione convenzionalmente è stata denominata L'isola che non c'è. Tutto inizia con l'articolata attività investigativa e prende il via il 7 aprile del 2021 da una perquisizione che si è svolta presso un immobile di Catanzaro che costituiva la sede diplomatica dello Stato teocratico antartico di San Giorgio. Da lì partirono le indagini e a seguito di approfondimenti investigativi e successivi accertamenti di responsabilità è emersa l'esistenza di un'associazione a delinquere che operava su tutto il territorio nazionale, che aveva i principali nuclei territoriali a Catanzaro, ad Alcamo e a Teramo, finalizzata alla commissione di un determinato numero di truffe basate proprio sul raggiro. In merito proprio all'esistenza di un fantomatico stato teocratico antartico di San Giorgio come soggetto, dotato anche di un'autonomia e di una sovranità, e così i connessi privilegi che venivano attribuiti in forza del Trattato Antartico del 1959. Con tante istituzioni, il capo dello Stato, il governo, i relativi ministri, addirittura c'era una Corte di Giustizia, un Tribunale Supremo, anche le delegazioni territoriali. E addirittura esisteva una gazzetta ufficiale, tanto di sito internet e soprattutto il confezionamento di documenti d'identità anche validi per l'espatrio. E lì è partito il business. Tutto ciò ha indotto in errore più di 700 persone residenti in tutta Italia con l'acquisizione di una fantomatica cittadinanza dell'inesistente stato antartico. Bastava pagare una somma che si aggira tra 200 e 1000 euro. Così si potevano avere i vantaggi più disperati, la possibilità di ricevere finanziamenti, oppure la possibilità di fruire di una burocrazia più snella per le imprese e le aziende, utilizzare i documenti di Stato per circolare liberamente in Italia e all'estero e anche, pensate un po', la possibilità di consentire l'ingresso sul territorio nazionale di cittadini stranieri.
Addirittura si parlava di un'imposizione fiscale dello Stato con aliquota pari al solo 5% da versare al nuovo Stato di appartenenza, con correlativa esenzione della corresponsione delle imposte in Italia. In due dei casi addirittura è emersa la vendita di terreni in Antartide con annesso titolo nobiliare. Addirittura in un caso poi è emerso l'utilizzo di una patente di guida dello Stato antartico per superare il controllo della polizia stradale. E tutti i proventi illeciti acquisiti, quantificati di un importo superiore a 400.000 euro, sarebbero stati poi oggetto di successive condotte di riciclaggio attraverso un conto estero situato nel territorio maltese, dove avrebbe sede una rappresentanza dello Stato. In tutto il procedimento risultano complessivamente indagati 30 soggetti. E parliamo di sanità. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, ha firmato un accordo. Arriveranno in Calabria quasi 500 medici cubani per la nostra regione, a supporto soprattutto delle strutture calabresi. I medici cubani arriveranno in Calabria in soccorso alla sanità calabrese. Quasi 500 medici che nei prossimi mesi arriveranno in una Calabria in pesantissima crisi personale all'interno delle strutture sanitarie. Alla fine il presidente Occhiuto ha bussato alla porta della Repubblica Socialista, lì dove è fallito il modello locale. Il caso Polistena, la smentita dell'ASP e l'atto notarile firmato il 22 giugno. A dire la verità, la notizia era già stata annunciata agli inizi di luglio. Si parlava di una contingente a Polistena, ma è stata seccamente smentita dall'ASP di Reggio Calabria. In realtà, a leggere l'atto notarile, che ufficializza l'accordo con la Repubblica Cubana, i giochi erano stati chiusi già il 22 giugno di quest'anno. L'arrivo dei dottori era insomma una notizia fondata. Dottori per 36 mesi a 3.500 euro al mese e rimborsi, il succo dell'accordo annunciato ieri da Occhiuto è questo. Ogni giorno ricevo tantissimi messaggi da parte di molti cittadini calabresi che giustamente si lamentano del fatto che nei nostri ospedali non ci siano abbastanza medici. Non ci sono abbastanza medici in Italia. Il numero chiuso a medicina ha privato il nostro paese dei medici che sarebbero necessari. E tutte le regioni stanno facendo di tutto per reclutare medici e non ci riescono. E questo problema è ancora più grave in Calabria, perché noi abbiamo un sistema sanitario poco attrattivo. Il mio auspicio è che tutti i medici che stanno in Italia e che lavorano fuori dalla Calabria tornino in Calabria per dare una mano agli ospedali calabresi. Ma è un auspicio difficile da realizzare in pochi mesi. Abbiamo bandito più concorsi a tempo indeterminato. Ecco, queste sono tutte le procedure di selezione a tempo indeterminato che sono andate deserte nelle nostre aziende perché non è venuto nessuno. E allora che facciamo? Chiudiamo gli ospedali? Chiudiamo il pronto soccorso? Non garantiamo il diritto alla cura ai cittadini calabresi? No. Per questo, da qualche mese, questa è una buona notizia, ho intavolato una trattativa col governo cubano, anzi con la società statale del governo cubano, quella che ha dato i medici alla Lombardia, al Piemonte, nella fase acuta del Covid, che hanno svolto un lavoro straordinario in quelle regioni, la stessa società statale del governo cubano che dà migliaia di medici a molti paesi del mondo con grandi requisiti in termini di qualità, di esperienza, perché la scuola medica cubana è una delle migliori che si conoscano. Ho intavolato una trattativa, oggi ho firmato questo accordo col governo cubano, all'ambasciata di Cuba, ci daranno fino a 497 medici, quelli che servono nei nostri reparti ospedalieri, ce li daranno all'occorrenza. Ora cominceremo da settembre con alcune decine di medici che integreremo nel nostro sistema sanitario, e in questo modo però questi medici in affiancamento a medici calabresi riusciranno a garantire il diritto alla cura dei cittadini calabresi. E questi medici, soprattutto quindi questo accordo firmato dal presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, servirà soprattutto in quest'autunno, speriamo non caldo, per l'emergenza Covid. Intanto in Calabria infatti risalgono, c'è un'impennata di contagi in questi giorni, risalgono a più 2116 le infezioni da Covid registrati, con un tasso di positività che sale al 27,24%. Bene invece la pressione
riduzione sui servizi assistenziali, che è in netto calo, con 7 ricoveri in meno nei reparti ordinari e 2 pazienti estubati usciti dalle terapie intensive. Purtroppo invece continuano a registrarsi dei decessi, ben 4 nella giornata di ieri. Cambiamo completamente pagina, parliamo delle consultazioni elettorali previste per il prossimo 25 di settembre e in merito da soverato il procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, dice: non votate chi promette posti di lavoro, vi stanno prendendo in giro. Sentiamo. Votate per tutti tranne per quelli che diranno che sistemeranno vostro figlio, quelli sicuramente vi prendono in giro. Si esprime con la consueta schiettezza a proposito delle prossime elezioni politiche il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, sollecitato dai giornalisti a margine di un'iniziativa asseverato per presentare il suo ultimo libro Complici e colpevoli. Gratteri si è soffermato sul tema delle infiltrazioni dell'Andrangheta al Nord, al centro del libro scritto insieme ad Antonio Nicaso, e ha commentato la crescente consapevolezza dei cittadini rispetto alla pervasività del fenomeno mafioso. La gente ha bisogno di capire, la gente ha bisogno di sapere, e c'è da questo punto di vista c'è un miglioramento, c'è sempre più gente che dimostra di non essere masochista, ma che ha voglia di prendere posizione. Alla consapevolezza civile non segue però altrettanto impegno istituzionale. Non lo sto vedendo, assolutamente non lo sto vedendo, non sto vedendo dei progetti a medio e lungo termine, non sto vedendo una volontà politica di combattere, di contrastare le mafie in modo serio e concreto nel rispetto della Costituzione, questa non la sto vedendo proprio. Gratteri risponde in maniera chiara ad una domanda sul sempre più diffuso sentimento di sfiducia generato dai tanti processi che finiscono in prescrizione. Lo deve chiedere al ministro Cartabia, che ha fatto l'improcedibilità, non a me. E ancora elezioni, sta per scadere il termine di presentazione delle candidature, ma già si profila un cambio di passo rispetto alle consultazioni elettorali del 2018. Pensate, ben 10 parlamentari esclusi da questa competizione elettorale tra i vari movimenti politici. Nicodemo Barillaro. A 4 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature al Parlamento, un dato appare certo: la rappresentanza calabrese che volerà a Roma avrà connotati politici diversi rispetto a quelli di 5 anni fa. Il taglio del numero degli eletti e i mutati equilibri all'interno dei partiti sono alla base di quella che appare una mini rivoluzione. Le novità maggiori riguardano il Movimento 5 Stelle, archiviato il boom elettorale tali da consentire l'elezione di 17 parlamentari su 30. I pentastellati non solo vedranno ridotto il numero di promossi, ma probabilmente saranno guidati da volti nuovi indicati da Giuseppe Conte. Tra coloro già fuori dalla contesa risultano esserci i deputati Massimo Misiti, coordinatore calabrese del Movimento, Paolo Parentela e la senatrice Rosa Abate. E poi ancora gli ex 5 Stelle, volati via in altre formazioni nel corso della legislatura, ormai gli sgoccioli, come non ricordare ad esempio i vari Nicola Morra, Francesco Sapia, Margherita Corrado, Francesco Forciniti, tutti per svariate ragioni non saranno in lizza il prossimo 25 settembre. Stesso discorso vale per il senatore forzista Marco Siclari, ancora impiegato in una vicenda giudiziaria che finora gli ha riservato soltanto dispiaceri. E fuori, ma per volontà del segretario nazionale del PD Enrico Letta, anche il deputato DEM Antonio Viscomi, docente universitario di diritto del lavoro e già vicepresidente della regione all'epoca di Mario Oliverio governatore. Con ogni probabilità nel futuro Parlamento non siederà nemmeno Sergio Torromino, esponente forzista subentrato a Montecitorio a Iole Santelli nel 2020 dopo le elezioni di quest'ultima alla guida della giunta calabrese. Ore di attesa e passione sono quelle che vivono alcuni uscenti ancora in attesa di conoscere il loro destino parlamentare. Il riferimento è alla senatrice Bianca Laura Granato e Silvia Vono, alla deputata Federica Dieni, tutte accomunate da una matrice grillina, ad essa approdate in altre formazioni e non ancora certe di trovare un posto utile in lista. In realtà, alla ricerca di un piazzamento importante, ci sono pure diversi 5 Stelle, il futuro di Alessandro Melicchio, Anna Laura Orrico, Elisabetta Barbuto, Elisa Scutellà e Giuseppe Fabio Audino,
dipende dal risultato delle parlamentari indette dal Movimento e dalle scelte finali dell'ex Premier Giuseppe Conte, che avrà l'ultima parola sulle liste. Anche se i diretti interessati mai potrebbero ammetterlo ufficialmente, c'è un drappello di uscenti che già pregusta il ritorno tra le stanze vellutate della capitale. È il caso del senatore azzurro Giuseppe Mangialavori, per lui sarebbe pronto un posto blindato, nel listino bloccato per Palazzo Madama, del deputato berlusconiano Francesco Cannizzaro. Tutti i sondaggi danno nettamente in testa il centrodestra nel collegio uninominale di Reggio Calabria, dove il forzista sarà candidato, e di Vanda Ferro. Quest'ultima fedele custode del gruppo meloniano dovrebbe guidare la lista di Fratelli d'Italia alla Camera e forse rappresentare la coalizione nell'uninominale di Catanzaro. Stesso discorso vale per Domenico Furgiuele, deputato ed alfiere della Lega a trazione salviniana. Comunque vada, per loro si profila un sicuro successo. Ci spostiamo a Catanzaro, dove è stato eletto con appena 18 voti Gianmichele Bosco come nuovo presidente del Consiglio Comunale. Vediamo com'è andata. Bosco. È Gianmichele Bosco, di professione avvocato, militante della sinistra ed espressione del movimento Cambiavento, il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro. Da sempre vicino al sindaco Nicola Fiorita, è stato eletto alla quarta votazione con 18 preferenze, una in più del minimo necessario, grazie al sostegno di almeno 4 consiglieri eletti con la coalizione che sosteneva Valerio Donato e che dovrebbero ormai assicurare una maggioranza, seppur risicata, all'amministrazione Fiorita. Una grandissima emozione rivestire questa carica istituzionale. Chiedo la collaborazione e contributo da parte di tutti i consiglieri comunali, cercando di essere equidistante super partes. Lo scopo, l'obiettivo è quello di far diventare la città di Catanzaro, far uscire la città di Catanzaro da un'ottica provinciale. Quindi rendere una città ambiziosa e renderla realmente capoluogo di regione. Ovviamente, come dicevo, è necessaria la collaborazione di tutti, il superamento di quelle divisioni che hanno caratterizzato la campagna elettorale. Sarà il tempo a dire se i 4 consiglieri faranno definitivamente da stampella all'anatra zoppa con cui Nicola Fiorita sembrava essere costretto a governare la città e se entreranno a far parte in maniera organica della sua maggioranza. L'intensità dello scontro politico è già alta. Dopo le elezioni di Bosco, le coalizioni si sono scontrate anche sull'elezione del vicepresidente, conclusa con una fumata nera e il rinvio ad una nuova seduta. Restiamo a Catanzaro, ma per la pagina di cronaca, un incendio infatti è divampato nella tarda serata di ieri in alcune celle del carcere minorile della città. L'allarme è stato dato da agenti della polizia penitenziaria che hanno avvertito i vigili del fuoco. Diversi locali sono stati invasi dal fumo, motivo per cui è stato fatto intervenire il mezzo con ulteriori dispositivi di protezione delle vie aeree. Durante le fasi di soccorso i vigili hanno infatti dovuto forzare una porta per accedere in un locale dove c'era un principio di incendio in atto con un detenuto bloccato all'interno. Alcuni detenuti con problemi di respirazione per l'eccessiva quantità di fumo e 4 agenti della penitenziaria sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco ed affidati al personale sanitario del 118 all'interno della struttura. Un agente poi è stato trasferito in ospedale. Questo è il bilancio, ma ancora cronaca. Questa volta a Rende, in provincia di Cosenza, dove nel mirino della criminalità organizzata un concessionario di auto, dopo appunto Caffè Guglielmo, un altro atto di criminalità organizzata, una bomba esplosa danneggiando le vetrine della concessionaria. L'impianto però di sorveglianza riprende l'uomo. Sentiamo Giuseppe Mazzaferro. Un atto intimidatorio ai danni di una concessionaria di auto di Rende è accaduto la scorsa notte, dove un ordigno è esploso distruggendo le vetrine della concessionaria Cupra dell'imprenditore Emanuele Ionà. Ieri mattina, anche attraverso i video delle telecamere di sorveglianza, l'amara scoperta dei titolari e l'immediata denuncia ai carabinieri, che ora stanno indagando per risalire ai responsabili immortalati dai video di sicurezza e seguono la pista estorsiva, acquisite le riprese e l'impianto di videosorveglianza dell'azienda.
vicenda in cui si vede un uomo col viso coperto scavalcare la recinzione del cortile della concessionaria e piazzare la bomba che poco dopo esplode davanti la vetrina. Centinaia di messaggi di solidarietà alla famiglia Ionà. Il gruppo, nato a Lamezia Terme, vanta diversi punti vendita di marchi famosi come BMW, Audi, Cupra e Seat in diverse città della Calabria. Subito è arrivata la solidarietà del sindaco di Rende, Manna, insieme a quella di altri parlamentari e deputati, tra cui Furgiuele della Lega. Colpire un imprenditore sano e da vigliacchi, questo renderà ancora più forte il gruppo Ionà. Tra gli interventi anche quello del parlamentare Mangialavori. È dovere di tutte le istituzioni stare vicine agli imprenditori che fanno crescere la Calabria, che hanno coraggio di denunciare i criminali. Anche il parlamentare di Forza Italia Cannizzaro dice: le intimidazioni sono una vigliaccata, non c'è altro modo per definirle. Questo genere di episodi, anziché scalfire il gruppo, sono certo che lo ha fortificato. A Cirò Marina salgono a 3 le vittime del violento incidente avvenuto lo scorso 31 luglio. Ieri pomeriggio infatti è morto all'ospedale di Catanzaro Marcello Agresta, 24enne di Rocca di Neto, che si aggiunge agli altri 2 morti, ricordiamo appunto nell'incidente del 31 luglio, Antonio Francesco Dati, 28enne di Torre Melissa, e Cataldo Francesco De Novaro, di 30 anni di Cirò Marina. Agresta era apparso subito in gravissime condizioni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio, poi era stato trasferito all'ospedale di Catanzaro. Oggi l'esame dell'elettroencefalogramma che è risultato completamente piatto. Ci spostiamo sulla piana di Gioia Tauro. Il sindaco di Cinque Frondi, Michele Conia, fa forte dichiarazioni, si interviene in merito al termovalorizzatore. La regione, dice, così calpesta la volontà popolare. Sentiamo. Secondo il sindaco di Cinque Frondi e consigliere metropolitano Michele Conia, riguardo al termovalorizzatore di Gioia Tauro, la regione sta calpestando la volontà popolare. Apprendiamo, scrive il primo cittadino di Cinque Frondi, candidato alle prossime elezioni con la lista Unione Popolare di Luigi De Magistris, che la regione Calabria sta andando avanti nello scellerato tentativo di raddoppiare le linee di termovalorizzatore di Gioia Tauro attraverso un bando di project e financing cui ha partecipato un solo offerente, e già questo dovrebbe essere un punto di riflessione. Conia prosegue ricordando che la regione ha nominato un team di esperti in collaborazione con l'Unical per valutare l'unica proposta arrivata. Tutto questo, attacca il vicepresidente nazionale di Dema, impegnando soldi pubblici e, cosa ancora più grave, calpestando la volontà popolare, che attraverso anche la costituzione del comitato contro il termovalorizzatore, che raccoglie decine e decine di sigle, si è espressa nettamente contro il raddoppio del bruciatore di rifiuti. Ancora una volta, ha aggiunto Michele Conia, la regione Calabria evita di affrontare direttamente il problema dei rifiuti, tirando fuori dal cilindro il raddoppio del termovalorizzatore, mentre tutto il resto d'Italia e del mondo va verso la differenziata spinta ed il riciclo. Qui in Calabria siamo fermi a 20 anni fa e si continua a trovare soluzioni completamente inutili, come il raddoppio dei bruciatori o l'apertura e riapertura di discariche. Soluzioni che sono dannose per la popolazione, non risolutive per il problema, ma che generano profitto per chi specula sull'emergenza rifiuti, che, lo ricordiamo, in Calabria dura ormai da decenni. Insieme ad Unione Popolare di Luigi De Magistris, Michele Conia garantisce l'impegno a porre fine, una volta per tutte, alla stagione degli affari sui rifiuti e sulla salute della popolazione calabrese e dell'impiantistico obsoleta e inconcludente. Posso garantire ai cittadini della Piana, conclude il sindaco di Cinque Frondi, che combatterò ogni giorno contro questo scempio per una gestione finalmente civile e virtuosa del ciclo dei rifiuti nella nostra regione. Restiamo sulla piana di Gioia Tauro, però ci spostiamo a Polistena, dove 2 uomini sono stati accoltellati in un'abitazione di Polistena. I carabinieri hanno già arrestato il presunto autore. Si tratta di un 51enne dipendente del comune di Polistena, che è accusato di tentato duplice omicidio. E, diciamo, le notizie sulle motivazioni sono ancora in corso di accertamento. Si sa soltanto che l'accoltellamento è avvenuto nella serata di ieri verso le 21.
21 in un'abitazione. Secondo quanto si è appreso, le due vittime, due uomini originari di Roma, già noti comunque alle forze dell'ordine, avrebbero avuto una discussione per motivi ancora da accertare. Al culmine della lite, l'uomo ha estratto un coltello colpendo le vittime in varie parti del corpo. E cambiamo completamente argomento. Lutto nel mondo del giornalismo calabrese. Si è spento a 93 anni Emanuele Giacoia, pioniere del giornalismo calabrese, storico volto della RAI, prima come cronista e poi come direttore. Sentiamo. È morto a 93 anni il giornalista calabrese Emanuele Giacoia, persona di grande spessore umano e culturale. Giacoia è stato pioniere del giornalismo radiotelevisivo in Calabria e fa parte della storia della RAI, dove è stato prima cronista e poi inviato del TGR regionale, poi anche direttore della stessa testata, lasciata da caporedattore. Grande cronista sportivo, dopo la sua lunga esperienza in RAI, era stato per anni anche direttore del quotidiano della Calabria. Giacoia, nato a Grassano in provincia di Matera il 4 marzo del 29, era giornalista professionista iscritto all'Ordine della Calabria dal 15 giugno del 1961. La storia di Emanuele Giacoia è in fondo la storia del giornalismo calabrese e soprattutto del giornalismo radiotelevisivo. Il figlio Emanuele oggi lavora in RAI, è un noto professionista che ha firmato diversi servizi di TV7 su RAI 1. A lui e all'intera famiglia di Giacoia le condoglianze della redazione di Telemia. Ci spostiamo a Scilla, dove dopo la bomba d'acqua di venerdì scorso regna il caos. Vengono ancora parcheggiate nel periodo di sosta delle auto, nessun controllo. Graziano Tomarchio. Ecco, dopo quattro giorni si torna quasi alla normalità o... Sì, diciamo, si è ripreso a lavorare dopo quattro giorni, con i disagi comunque ancora devono risistemare questa parte qua danneggiata. Ecco, nonostante si parla di divieto di sosta, le macchine che hanno ostruito il passaggio dell'acqua, oggi vediamo le macchine parcheggiate. Sì, persistono comunque il parcheggio. Quindi non cambia nulla? Non cambia niente, si riverificherà di nuovo, anche perché non stanno attenti neanche alle allerte date per mettere in sicurezza. Poi chi ci va nel mezzo, ci andate voi che avete attività, che avete stato. Sì, a parte l'attività ho anche l'abitazione. La volta prima sono rimasto tutto il fango all'interno dell'abitazione, no? Cioè dipende dove le macchine poi si accadastrano, no? Quello è. Dove fanno tappo. Noi oggi siamo venuti con le nostre telecamere per riprendere qui, per vedere un attimino se era tutto libero il passaggio, ma vediamo le macchine parcheggiate di nuovo, che non controlla nessuno. Ma i vigili ogni tanto passano a fare delle multe, l'unica cosa che manca la segnaletica, c'è solo un divieto di sosta nascosto al termine del divieto di sosta, no? Ed è pure messo in modo ambiguo, perciò le persone non sanno che ci parcheggio. Però magari si ritrovano la multa, ma infatti penso che alcuni l'avranno anche contestata in questi ultimi due mesi, diciamo. Ecco, è stato un Ferragosto come gli altri anni per lei, oppure nonostante che subito... No, io il giorno di Ferragosto purtroppo ero chiuso, perché dovevo terminare di mettere a posto. Quindi ha subito un danno? Quello notevole. Sì. Diciamo notevole, insomma, per la mia portata, sì. Anche se non è una di quelle attività più fiorente, diciamo, più fiorente del lungomare. Come può vedere, ancora ci abbiamo i disagi fuori. Il marciapiede danneggiato, insomma, non si sono preoccupati qui a pulire questa zona. Ho dovuto ripulire un po' io, hanno lasciato le bombole del gas. Vediamo là. Si ritorna come era prima alla fine. Sì, rimane tutto come era prima, diciamo così. Restiamo a Scilla, dove i carabinieri sequestrano 1,3 tonnellate di alimenti in cattivo stato di conservazione. Andiamo a vedere i dettagli nel prossimo servizio.
Si è conclusa in concomitanza di Ferragosto un'indagine condotta dal NAS di Reggio Calabria e dalla stazione Carabinieri di Scilla. Le autorità hanno scoperto un'attività illecita condotta dal rappresentante legale di due stabilimenti balneari della nota località a danno dei consumatori. Le operazioni di indagine hanno confermato che i due stabilimenti servivano ai clienti alimenti non preparati in loco, ma tenuti in un capannone nei pressi dello svincolo autostradale in condizioni igienico-sanitarie assolutamente non idonee e pericolose ed elaborati con procedure che favorivano la proliferazione di batteri. A conclusione degli accertamenti, i militari hanno sequestrato più di una tonnellata di alimenti che sono stati immediatamente distrutti da una ditta specializzata. A carico del responsabile legale e dei lidi, oltre il deferimento in stato di libertà, sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 6.000 euro e l'immediata sospensione delle attività del laboratorio e del deposito. E ci spostiamo al Roccella Summer Festival, grande successo ieri sera per il poeta del cantautorato italiano Coez. Stasera nuovo successo si prevede per Tananai, una delle nuove voci più amate del pop per i giovani. Giuseppe Mazzaferro. Ieri un'altra serata di successo al Teatro a Castello di Roccella Ioni con il Roccella Summer Festival. Era sul palco il nuovo poeta del cantautorato italiano, parliamo di Coez. Dopo i grandi successi, gli appuntamenti della sua prima parte, ricordiamo l'apertura con Mahmood e poi seguire Madame, Fabio Fibra, Achille Lauro, Marrakesh, Madman e Mannarino, il Roccella Summer Festival, progetto giunto quest'anno alla sua seconda edizione, realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha registrato il grande successo della seconda tranche di concerti aperta appunto con Coez. Toni struggola amori tormentati e situazioni difficili, specchio della sua generazione. Il punto di forza di Coez è la poetica, tanto rapida da entrare immediatamente nelle orecchie, nel cuore, nell'immaginario, nel linguaggio diretto e crudo con cui riesce a raccontare in modo semplice ma molto efficace una quotidianità in cui è facile immedesimarsi. Coez, al secolo Silvio Albanese, è a tutti gli effetti tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato italiano. È stata una serata per gli appassionati e i fan molto vivace ma anche tanto partecipata, quasi un sold out. Appuntamento a questa sera con il Summer Festival quando sul palco salirà Tananai. Pausa pubblicitaria, tra poco con il TG News. E ci spostiamo a Locri, dove proseguono gli appuntamenti promossi dal Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri con la collaborazione dell'amministrazione comunale, associazioni, cittadinanza attiva, che anche per la seconda parte del mese di agosto vuole offrire ai visitatori diverse occasioni di incontro. Ieri sera è stata la volta dell'archeologo Vincenzo Tallura, che ha accompagnato i tanti visitatori presenti sulle tracce del culto di Zeus a Locri, l'area sacra Zeus di Saettante. Al Museo e Parco Archeologico di Locri e Pizzefiri torna il consueto appuntamento con il ciclo di incontri dal titolo Locri e Pizzefiri tra parco e museo, dallo scavo alla collezione. Tema del seminario è stata la riscoperta del culto di Zeus Saettante a Locri e Pizzefiri, grazie a un'illuminante conversazione con l'archeologo Vincenzo Tallura. La serata si è conclusa con una visita guidata proprio nell'area sacra di Zeus, meno conosciuta ma nella quale sono stati
rinvenuti reperti di valore inestimabile che ora fanno parte della collezione del museo. Oggi si svolge uno degli incontri previsti nell'ambito del ciclo di incontri Loghi e Pizzefiri dallo scavo alla collezione. È un ciclo di incontri che è pensato per riconnettere la collezione del Museo Archeologico Nazionale al Parco Archeologico. Il tema di oggi è l'area sacra di Zeus Saettante ed insieme all'archeologo Vincenzo Tallura abbiamo organizzato un momento di riflessione e di approfondimento in quest'area che è meno conosciuta rispetto alle altre aree sacre di Locri, ma di certo non meno interessante. Quindi una prima parte dedicata proprio ad un seminario, una seconda parte che ha approfondito la collezione archeologica dell'area e adesso una visita guidata proprio a cura dell'archeologo Tallura proprio nell'area sacra di Zeus, dove sono stati rinvenuti i reperti che troviamo nel museo archeologico. Mi sono interessato appunto dello studio di questi materiali provenienti dall'area sacra di Zeus Saettante e oggi all'interno di questo ciclo di incontri che è stato organizzato dal Polo Museale Parco Archeologico di Locri sono stato invitato appunto a parlare di quello che è stato il mio lavoro durante l'università, lo studio dei materiali provenienti da questi scavi che hanno restituito un'elevata quantità di ceramiche, di reperti e di offerte votive che appunto oggi ho avuto il piacere di presentare al pubblico del parco. Desidero ringraziare la direttrice Elena Trunfio per avermi invitato, il direttore dei parchi della Calabria e spero di continuare a collaborare qui in Calabria. E ci spostiamo a Rogliano, dove c'è stata la presentazione del libro Delitto in contropiede, scritto dal magistrato Alessandro Riello, il PM presso la DDA di Catanzaro. Il libro narra la vicenda di un giovane magistrato e di un maresciallo alle prese con uno strano caso. Noi siamo andati ad incontrare l'autore, sentiamolo. Un mistero da risolvere che intreccia il mondo del calcio e sullo sfondo la tranquilla Roccalta, paesino della Sila, scenario perfetto per il giallo di Alessandro Riello. Il magistrato e anche scrittore ha presentato la sua fatica editoriale nella sua Rogliano insieme ad esperti del pallone e di legalità. Credo che il calcio sia fondamentalmente uno specchio, una metafora, come si dice sempre in una maniera molto ovvia, del mondo in cui viviamo e sia una metafora del nostro paese. Nel nostro paese ci sono tante cose belle e tante cose sbagliate. Anche nel calcio, che è una cosa bellissima, esistono delle cose sbagliate. Ora il calcio però ha un'esca molto attrattiva per coloro i quali vogliono fare cose sbagliate, vale a dire il denaro. Il denaro è tanto, il denaro è secondo me non ben distribuito nel mondo del pallone e questo poi in qualche modo, anzi ha già in qualche modo inquinato tutto l'ambiente. Questo romanzo è per me innanzitutto un esperimento, perché ovviamente non sono uno scrittore professionista, ma tratta di vicende calcistiche perché non perché me ne sia occupato in prima persona, ma perché il calcio è una mia grande passione e ho coniugato questa passione con quello che ovviamente è il mio lavoro. Oggi sono a Rogliano, il mio paese, nella seconda di Copertino ho scritto espressamente che è il paese che amo e dove ho deciso di tornare a vivere, quindi sono particolarmente emozionato oggi di essere qui e di parlare con quelli che considero i miei concittadini. E ancora Giova Beach Party, dopo le polemiche, pulizia spiaggia sì, pulizia spiaggia no e le dichiarazioni del sindaco che mostrano una spiaggia perfettamente ritornata allo stato originario, Giovanotti sul suo profilo commenta ancora il Giova Beach Party di Roccella, dove dice: per la prima volta ho cantato dal vivo alla salute, grazie alla presenza del musicista Chantel. Non è passata inosservata la novità sabato a Roccella durante il Giova Beach Party, in console amico di Lorenzo Cherubini e grande DJ e musicista Chantel, il maestro errante che fa ballare anche le piante. È così che lo definisce Giovanotti, dice: per la prima volta abbiamo suonato dal vivo alla salute. Proprio in Calabria, dice Giovanotti, avevamo girato il video di questa canzone augurio tra Scilla e Gerace durante due bellissimi giorni. Il video è diretto da Giacomo Triglia e ovviamente è anche diffuso su YouTube. Talmente belli quei giochi che Stefan Chantel è tornato a Gerace in vacanza prima di venire al Giova Beach Party di Roccella.
Dunque, sabato è stata la prima volta, dice Jovanotti, che ho cantato alla Salute dal vivo. È stato mitico. Ecco il video di quel momento, le immagini ovviamente sono quelle che state vedendo, che è stato cantato alle 19:30 sulla spiaggia di Roccella Ionica. Continua a dire Jovanotti, amo quel pezzo che ho scritto in un momento in cui, ma che ne so, le canzoni non sono oggetti razionali. Così dice Jovanotti. E Chantel, dice il cantante, tornerà alla giornata finale di Milano alla Salute, sarà ricantato un'altra volta dal vivo. Opa! Alla Salute, alla Salute, alla Salute, ole ole. Alla Salute, alla Salute, alla Salute, ole ole. Ci spostiamo a Caccuri, un piccolo centro del Crotonese dove ritorna dopo la pausa pandemica la festa patronale di San Rocco, una festa storica per quanto e soprattutto ricca di tradizioni. Pensate, iniziata ben nel 1880, quando per la prima volta proprio nella chiesa di San Rocco c'è stata una fiera del bestiame e di altri prodotti che veniva realizzata proprio tra il 13 e il 16 di agosto. Vediamo com'è andata. Riuscitissima la festa di San Rocco a Caccuri, cittadina della provincia di Crotone, che da diversi secoli ha come santo patrono Rocco della Croix, laico e nobile francese vissuto nel Medioevo, che abbandonò tutti i suoi beni per mettersi alla sequela di Cristo, prestando assistenza durante tutto il suo pellegrinare terreno a coloro che erano i reietti del tempo, in quanto affetti dalla peste. San Rocco, ancora oggi tra i più venerati al mondo, secondo una recente statistica a carattere europeo, è stato il secondo santo più invocato durante la pandemia del Covid-19. Era dal 2019 che il santo non aveva la sua festa in quello che costituisce probabilmente l'unico paese della diocesi di Crotone che lo festeggia. I caccuresi, ma anche gli abitanti di alcuni paesi limitrofi, sin dalle prime ore del mattino si sono recati a rendere omaggio al santo, accompagnandolo nella solenne processione per tutte le vie del ridente borgo, guidata da Don Michele Sculco, parroco di Caccuri, ed accompagnata dalle istituzioni civili locali, il sindaco Marianna Caligiuri, il comandante della locale stazione dei Carabinieri Carlo Fanelli, ed organizzata dal comitato feste, oltre che essere allietata dal complesso bandistico di Caccuri. Molto sentita è stata anche la celebrazione della messa in onore al santo, presieduta da Don Michele Sculco e animata dai cantori di San Rocco, diretti dal maestro Quintieri. A termine della Divina Liturgia, il santo è stato riportato nel suo santuario, dove nel pomeriggio si è svolta la tradizionale riffa con tanti premi. A terminare i festeggiamenti, una bellissima serata musicale dell'orchestra all'italiana che ha riproposto nello stile di Arbore tanti successi della canzone partenopea. E in conclusione il tanto atteso spettacolo dei fuochi pirotecnici. E si terrà sabato 20 agosto dalle 15:30 alle 17:30 all'interno del Festival Gente di Aspromonte un incontro dibattito molto interessante dal titolo Pianificazione territoriale e progettazione urbanistica nell'Aspromonte ferito dai roghi, alla presenza di geologi, ingegneri, agronomi e forestali, tre ordini professionali che si incontreranno sotto le querce del rifugio Carrà ad Africa Antica per analizzare soprattutto come gli incendi della scorsa estate abbiano cambiato la nostra montagna. Il tutto all'interno di una tre giorni dedicata a poeti, scrittori, registi e tecnici professionali. Una manifestazione organizzata dall'associazione Insieme per Africo. Ci spostiamo invece a Gioiosa Ionica, dove domani presso la stazione di Gioiosa Ionica alle 21:30 ci sarà organizzata da Recosol uno spettacolo teatrale, Mi chiamo
chiamo Maris, vengo dal mare, di e con Chiara Luce Fiorito, un monologo che racconta una storia vera e drammatica di una migrante venduta, rimasta incinta e vittima di violenza. L'associazione Recosol, Rete delle Comunità Solidali, e la società cooperativa Sankara, che sono enti attuatori di progetti di seconda accoglienza aderenti alla rete SAI nel comune di Cittanova, Cinque Frondi e di Gioiosa Ionica, hanno pensato di organizzare questa mini tournée relativa allo spettacolo teatrale Mi chiamo Maris e vengo dal mare. L'appuntamento a Gioiosa Ionica è presso Piazza Stazione alle 21.30. E allora sia Recosol che Sankara hanno sempre pensato che gli strumenti artistici, che fossero la pittura, la musica e il teatro, fossero strumenti dal maggiore impatto, per così dire, anche educativo, con finalità sociali. Questa poi è una storia che, come enti attuatori di progetti di accoglienza, ci tocca ancora più direttamente. Melania Manzoni mi ha proposto una storia. Appunto, questa storia tratta dalla verità di una donna conosciuta in uno SPRAR. Da questo momento in poi io ho pensato di trarre un monologo e quindi insieme a lei abbiamo percorso la parte drammaturgica. Mi dissero che dopo il parto potevo lasciare il mio bambino in ospedale oppure tenerlo. Pensavo che ce l'avrei fatta. Pensavo che sarebbe stato facile ricominciare. Come faccio ad amarti se sei nata senza amore? Come faccio ad abbracciarti se sei nata senza un abbraccio? Come faccio ad accarezzarti se sei nata tra i pugni? In un secondo momento sono andata anch'io in uno SPRAR a conoscere queste donne, tutte molto giovani, anche minorenni soprattutto. Purtroppo quasi tutte non avevano tanta voglia di raccontarsi perché ancora il dolore è dentro di loro. Però io sono riuscita attraverso la danza e quindi queste donne, queste ragazze hanno cominciato a danzare insieme a me e io questo spettacolo lo inizio con 10 minuti di rito tribale e poi si sa anche il motivo, perché il rito tribale è quello che un po' racchiude tutta la storia, che poi si dipana man mano come delle pagine di un libro. La storia cruda, fatta di dolore ma anche di un momento catartico, che c'è questo grande riscatto attraverso poi la nascita di questa bambina. Nascita concepita con la violenza e spesso queste donne raccontano di violenze e la violenza viene data anche dai loro compaesani e dalla loro famiglia. Questa donna viene venduta dal fratello, ma il fratello non è che cattivo, il fratello deve in qualche modo vivere, sopravvivere. Una di noi due ha diritto di salvarsi, una di noi due, e quella sei tu, Fatou. E da lì c'è tutta una storia di prostituzione che parte dalla Nigeria per poi arrivare in Sicilia, alle nostre coste. Sicuramente raccontare uno spettacolo forse è meglio vederlo. Il racconto non può essere mai così veritiero come viverlo durante proprio la sua essenza, che è la messa in scena. Il mio lascito dello spettacolo è quello che ognuno di noi abbiamo la nostra Maris. Io lascio come testimone ad ognuno del pubblico di raccogliere e farla nostra. Potrebbe essere una figlia, potrebbe essere una moglie, potrebbe essere una compagna, potrebbe essere una sorella. Prendiamoci cura di tutte le nostre Maris. E adesso andiamo a vedere questa ricca agenda post Ferragosto che continua con i tanti appuntamenti calabresi.
18 agosto 2022, concerto Tananai presso l'anfiteatro al Castello a Roccella Ionica alle ore 21. Presentazione del libro Corrado Alvaro e il cinema, una magnifica ossessione. Presenti gli autori Maria Cristina Briuglio e Giovanni Scaffò presso il Largo Rita Levi di Montalcini a Roccella Ionica alle ore 19. Artigiani per un giorno dai 9 ai 12 anni presso il Museo Archeologico all'Opri alle ore 17.30. Le Castella Music Fest di Irama presso Isola Capo Rizzuto a Crotone alle ore 21.30. 18esima edizione Sagra di Sua Maestà, il Caciocavallo di Ciminà presso il Centro Storico Ciminà alle ore 20.30. L'associazione culturale Volo presenta Versi di Vino presso l'anfiteatro a Siderno Superiore alle ore 21.30. Dal 18 al 22 di agosto 2022 sotto il cielo di Riace brillano ancora le stelle, una rassegna di cinema sotto le stelle, la memoria del Condor, il film di Emanuela Tomasetti presso il Villaggio Globale alle ore 20. Giorno 19 agosto 2022, seconda edizione di Arte e Musica a Caulonia, presso Piazza Mese a Caulonia, Centro Storico, alle ore 19. Ottava edizione del premio Awowea, a Corigliano Rossano a Cosenza, alle ore 20. Concerto Enrico Ruggeri a San Gineto a Cosenza, alle ore 21.30. Spettacolo teatrale Iliade per bambini e famiglie presso Fondazione Zappi a Lofi alle ore 21.30. Alice, Conti, Amy e Black, Piazza Bronzi Riace alle ore 22. Giorno 20 agosto 2022, Festival del Teatro Classico tra Mito e Storia presso il Teatro Greco-Romano a Lofi alle ore 21.30. Presentazione del libro Quando tutto è cambiato presso Fondazione Zappia a Locri alle ore 20. Festa dello sport sul lungomare lato sud a Bovalino alle ore 18. Gran concerto Orchestra Senocrito al Teatro Greco-Romano a Locri alle ore 21.30. Estemporanea di pittura sui fatti di Casignana presso a Casignana alle ore 21. Festa del Nazionale dello Stocco a Cittanova con i Nomadi e Cosimo Papandrea a Cittanova alle ore 20. Irama in concerto presso il Teatro dei Ruderi a Cirella di Diamanti a Cosenza alle ore 21.30. Sassofono Giovanni De Luca e direttore Valentin Doni presso il Palazzo Santa Chiara a Tropea, Vibo Valenza alle ore 22. 21 agosto 2022, Suoni del Sud, maschere, riti e musiche della tradizione, presso Piazza Alessandra del Carretto, a Cosenza alle ore 16. Tommaso Paradiso in concerto presso il Teatro Castello a Roccella Ionica alle ore 21.30. 21 agosto 2022, Cultura a Confronto a Tropea, presso a Marina dell'Isola, a Tropea, Vibo Valenza, alle ore 22. Agosto 2022, Fit Walking Young, camminata non competitiva per bambini dai 5 anni in su e genitori, presso Larga Rita Levi di Montalcina, Roccella Ionica, alle ore 17.30. Festa della Madonna del Mare, presso Lungomare di Gioiosa Marina. 22 agosto 2022, decima Roccella Fit Working presso Largo Rita Levi di Montalcina a Roccella Ionica alle ore 17.30, alle ore 21.30 il convegno Sport, Salute e Scuola, le 3S del benessere con Fiona May. Arisa in concerto presso Piazza Rosario a Borgia a Catanzaro alle ore 22. 23 agosto 2022, De Gregori e Venditti al Roccella Summer Festival presso il Teatro al Castello a Roccella Ionica alle ore 21. 24 agosto 2022, Fabrizio Moro in concerto presso il Teatro al Castello a Roccella Ionica alle ore 21.30.
Loredana Bertè in concerto presso Piazza Indipendenza a Reggio Calabria alle ore 22. Dal 25 al 28 di agosto 2022, Caulonia Tarantella Festival 2022 presso Caulonia alle ore 19. Vincitore di Amici, Luigi Strangis in concerto presso lo stadio di Bolito alla Lamezia Terme alle ore 21.30. Fiorella Mannoia in concerto all'Anfiteatro De Rosis a Rossano Calabro a Cosenza alle ore 21.30. Siamo adesso nello studio con Nicodemo Barillaro per vedere come sempre come hanno titolato i quotidiani di oggi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, il quotidiano del Sud edizione Calabria, quasi 500 medici da Cuba alla Calabria a supporto della sanità senza personale. Sistema sanitario in crisi, Occhiuto ufficializza l'accordo con la Repubblica Socialista, da settembre i primi dottori in servizio pagati 3.500 euro al mese con una clausola niente versamenti da banche che gestiscono denaro USA. Verso le elezioni Guccione non si tira indietro, Bruno Bossio rinuncia all'uninominale. Ordigno esplosivo all'autosalone di Rende, parla Emanuele Ionà, denunceremo sempre, dice. Poi il report del Viminale, in Calabria aumentano i femminicidi, registrati anche reati di induzione al matrimonio. La strage di sangue, basta vittime, corteo per la 106, morto il terzo giovane coinvolto nello scontro del 31 luglio a Ciro Marina. E poi i temi che riguardano le varie province, Catanzaro Comune, Consiglio, Bosco eletto presidente con 18 voti, dunque il Consiglio Comunale di Catanzaro al nuovo presidente, si tratta di Bosco. Reggio parla Cardia, passato nell'UDC, apriamo dibattito su Reggio. Vibo, visita diabetologica rincorsa da 15 mesi, l'ASP fa accertamento. Poi Crotone, Spanò di Confindustria, le imprese soffrono ancora. Polistena, accoltella due uomini, arrestato un dipendente comunale. Festival della Restanza, incontro con Teti, restare è una forma di resistenza. Chiudiamo con i temi che riguardano Gazzetta del Sud in apertura, Calabria già rivoluzione. Per quanto riguarda la politica, il voto, un terzo dei parlamentari eletti in regione nel 2018 fuori per svariati motivi. Dietro fronte e depurazioni, la rappresentanza cambia volto. E poi le tre notizie nel taglio alto, i titoli sottotestata sanità in Calabria, ufficiale l'accordo per far arrivare i medici cubani, che vedete Occhiuto ha siglato l'intesa. Rende, bomba del racket alla concessionaria, ripreso l'autore. Novità sui 25 milioni di euro a Reggio Aeroporto, dati tutti in negativo ma si spera in un cambio di rotta sui progetti di ammodernamento. Dal Covid alla giustizia, il minestrone della campagna elettorale, mentre cresce l'interesse per le sfide tra Big Renzi, sia al voto diretto per il capo dello Stato e sogna il sindaco d'Italia. Andrea Crisanti qui, il noto virologo che corre alle politiche per il Partito Democratico. Benzina 1,77 con lo sconto, l'aiuto del governo per sostenere famiglie e imprese. Gas ancora alto sui mercati e nel medio periodo non si intravede nulla di buono. Ancora di spalla le due notizie che arrivano da Gazzetta, Reggio Confcommercio e il rincaro delle bollette è un dramma, a Polistena lite condominiale, operato alla Dome uno dei due feriti nell'accoltellamento, ancora Africo Vecchio, Aspromonte colpito dagli incendi, esperti a confronto. Giornate roventi al sud, nel centro nord invece temporali, le due Italie di questa pazza estate, grande caldo al sud con temperature sopra i 40 gradi, ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie per quanto riguardava le prime pagine, la linea la restituiamo alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. E
si prevede per oggi il picco di questo caldo che continua a tormentare, lo possiamo dire, la nostra regione. Ma andiamo a vedere in dettaglio quali saranno le previsioni di oggi. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Il meteo è stato presentato da... Qua è Charlotte M. Lo sapete la novità? Sono arrivate le scarpe più belle di sempre. Carpa, c'è una sorpresa! Degli occhiali pazzeschi firmati da me. info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. E adesso vi lascio al riepilogo e ai saluti finali. Grazie per essere stati con noi. Truffe e riciclaggio, oltre 30 le misure cautelari disposte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, diretta dalla dottor Nicola Gratteri, nell'operazione convenzionalmente denominata L'isola che non c'è. Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, firma l'accordo col governo cubano per l'arrivo di quasi 500 medici da impiegare negli ospedali calabresi. In vista delle prossime consultazioni elettorali, da Soverato, il procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, esorta a non votare chi promette posti di lavoro. Vi stanno prendendo in giro, dice. Arrende nel mirino della criminalità organizzata una concessionaria di auto. Esplode una bomba che danneggia le vetrine. L'impianto di videosorveglianza riprende l'autore. Lutto nel mondo del giornalismo calabrese. Si è spento a 93 anni Emanuele Giacoia, che ha fatto parte della storia della RAI, prima come cronista, poi come direttore. Proseguono gli appuntamenti promossi dal Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri. Ieri l'archeologo Tallura ha accompagnato i visitatori sulle tracce del culto di Zeus.